La SNCF, che ha un traffico molto ridotto rispetto a DB, circola con le nuove locomotive politensione BB436000 costruite da Alstom. A regime di interoperabilità, effettua treni fra Basilea e San Margreten al confine austriaco, attraversando la Confederazione da est a ovest. L'Asian, la 189-989 di Nord Cargo, la prima locomotiva politensione che abbia compiuto un viaggio dimostrativo dalla Germania alla Turchia, è impegnata oggi in un trasporto insolito. In testa al 40028 ci sono infatti due carrozze della Salon Bleu in trasferimento verso nord. Alla radice nord della stazione di Muttenz vediamo l'arrivo dalla Germania di una doppia di 185 BLS dirette al terminal Angartner di Domo II. Sul salto di Montone una BB436000 SNCF in arrivo da Basel-St. Louis. A fianco una 152 di Railion. Non si sa più dove guardare. Al blocco dell'Angartner una coppia di 485 BLS, sempre per Domo II, con un pesantissimo treno di argilla destinata agli scali emiliani della zona di Reggio Emilia. Questi treni blocco da 3200 tonnellate circolano fra Spiez e Domodossola con 4 locomotive. Sulla linea viaggiatori esterna alla stazione di smistamento, tratta in comune alla Basilea Olten e alla Basilea Zurigo, transita l'ICE 372 da Interlaken per Berlino. Antistante la stazione SBB di Basilea, la Rail City, batte il cuore tranviario della città. Dalla Centralbahnplatz passano tutte le linee urbane ed extraurbane che a Basilea convivono, creando una vasta ed efficiente rete di trasporto pubblico. Colorati in verde i tram urbani della Basler Verkehrsbetriebe. Sfoggiano un bel giallo quelli extraurbani della Baselland Transport, che collegano le aree del vicino semicantone di Basilea Campagna a Basilea Città. La capillare rete tranviaria mette in comunicazione i 4 punti cardinali della città, portandosi a ridosso del confine francese e di quello tedesco, e nel caso della linea 10, sconfinando per un breve tratto in terra francese, a Leimen. Questa peculiarità fa di questa linea tranviaria l'unica internazionale esistente, e prossimamente la costruzione di una nuova linea verso Weil am Rhein, in Germania, renderà la rete basilese trinazionale come fu fino agli anni 50. La rete tranviaria della BLT consta di 2 linee suburbane, più altre 2 nelle ore di punta. La linea 10 si dirama verso ovest e la 11 verso sud-est. Un'altra particolarità della linea 10 è la presenza di due tratti di binari compenetranti. In origine la BLT era una vera e propria linea ferroviaria, denominata BTB. Per rendere il servizio più capillare e più moderno ha subito, nel 1974, una trasformazione in metro-tranvia, fondendosi con la ferrovia della Birsec, con la linea tranviaria Basilea-Esch e con la linea ferroviaria interurbana di Basilea-Campagna. Sull'area dell'ex stazione di Oberwil sorge un nuovo deposito tranviario, durante la nostra visita ancora in fase di completamento. Dove si passa e si fa la curva e poi nello stesso tempo tornano le macchine. Oltre alle normali operazioni di rimessaggio, da qui viene gestito il traffico nella sala operativa recentemente costruita. Dalla parte opposta della città si sviluppa il percorso della linea 11 sull'asse St. Louis-Esch. Caratteristica di questa tratta ad alta densità abitativa è il manto erboso che ricopre la sede tranviaria per diminuire il rumore creato dalla cassa di risonanza che si genera al passaggio del tram sui tratti non annegati nell'asfalto. Dal Munchensteinerbruck si gode un'ottima vista sul fascio della stazione SBB. La linea tranviaria la sovrasta fino alla fermata di Peter Merian, per poi tuffarsi sul piano del ferro della stazione e, attraverso un passaggio nel fabbricato ponte, raggiungere la Centralbahnplatz. Verso la metà dell'Ottocento dall'estero, e precisamente dalla Francia, giungeva a Basilea il primo treno, con un collegamento della ferrovia alsaziana tra Strasburgo e la città svizzera, che penetrava per 1800 metri sul suolo basilese. La prima stazione della Strasburgo-Basilea, inaugurata il 15 giugno 1844, era posta all'interno delle mura della città. Di notte veniva chiusa da un cancello in ferro. Nel 1847 la prima linea ferroviaria svizzera collegava Zurigo a Baden. Negli anni precedenti diverse imprese avevano tentato la costituzione di società per la realizzazione di una ben più lunga linea ferroviaria che raggiungesse Basilea attraverso le valli dei fiumi Limmat, Aar e Reno. Ma l'atteggiamento ostile della cittadinanza aveva determinato il fallimento del progetto e il crollo nell'intera Europa delle azioni emesse dalle società ferroviarie. Il piano ambizioso del comitato basilese era la realizzazione di una linea fino a Olten, con diramazioni verso Arau, Berna, Lucerna e Bienne. Robert Stephenson, figlio dell'inglese George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore, stese il progetto di una linea di base da Basilea a Lucerna attraverso la galleria dell'Auenstein. Mentre gli studi e i negoziati prendevano piede in Svizzera, le compagnie straniere avanzavano in modo incalzante con i loro lavori. La città di Basilea fu toccata così sia dalla linea alsaziana che dalla ferrovia dello Stato del Granducato di Baden. Alla stazione SBB fanno capo tutte le linee afferenti al nodo basilese. Anche il traffico merci da e per la Francia transita da qui. Nel corso del secolo scorso sono state apportate diverse migliorie al tracciato per rendere indipendenti tutte le direttrici. Nel 1997 veniva istituita la linea verde per il servizio regionale transfrontaliero tra Frick e Mulhouse, sebbene tra Francia e Svizzera non fosse ancora valido l'accordo di Schengen per la libera circolazione delle persone. Per l'esercizio vennero attrezzati 5 Colibri, riclassificati nel gruppo 562 bicorrenti. Nel 2001 nasceva la S-Bahn basilese con ben 4 linee. S1 Frick-Laufenburg per Mulhouse. S3 Laufen-Olten via Basilea SBB, S5 Weil am Rhein Lorrack, S6 Basilea Zellin-Wiesenthal. Dal 2008, coadiuvate dai nuovi flirt politensione dei gruppi 522 per i servizi su Mulhouse e 521 021 030 per quelli sulla rete DB. Sullo sfondo del Munchensteinerbruck, la torre della cabina di comando della stazione, realizzata dal famoso studio degli architetti Herzog e de Mairon. Per la conformazione corta delle traversate di stazione, negli anni '80 è stato realizzato questo breve passante che mette in comunicazione i binari Germania con quelli opposti della direttrice verso Delemont. I binari di sinistra, dove sta arrivando la S1 per Mulhouse, sono appunto destinati al traffico di transito tra SBB ed SNCF. In qualche centinaio di metri quadrati c'è proprio un gran traffico. Treni e tram che vanno e vengono ininterrottamente dalle 4:20 del mattino fino all'1:28 del mattino successivo. Gare CFF, SNCF, Swiss and French Railway Station. Riprendiamo il tram fino alla Centralbahnplatz. Gustandoci questo stretto e singolare passaggio, andiamo a curiosare all'interno della Rail City. Per i frettolosi viaggiatori la Rail City è concepita come un centro commerciale dove è possibile trovare ogni genere di conforto a qualsiasi ora, 365 giorni l'anno. La stazione ha un solo sottopassaggio e un ponte pedonale che attraversa tutto il fascio degli 11 binari di transito, serviti da scale mobili ed ascensori. Il settore A è occupato dalla SNCF, che gestisce il traffico regionale verso l'Assazia. Dal cambio orario 2007-2008, i servizi diretti verso Parigi sono stati sostituiti dai TGV della LRGV Est Parigi-Strasburgo, con 4 collegamenti, di cui 3 aventi origine e destinazione Zurigo. Il fascio Francia ha alcuni binari commutabili. Le locomotive politensione EE332 garantiscono i servizi di manovra sotto la linea 25 kV. Per il traffico viaggiatori sono principalmente impiegate le locomotive bitensione 1,5 kV, 25 kV BB26000, per il traffico merci le nuove BB436000 tritensione. Due gallerie di 286 e 800 metri attraversano la città verso la Francia. Il resto della linea è in trincea fino alla stazione di Saint-Jean, l'ultima in territorio svizzero. Singolarità per questa regione francese, i treni in Alsazia viaggiano a destra come in Germania.